Buonasera. Di Emily Dickinson ha un pathos il vento del sud. Ha un pathos il vento del sud, come una voce umana. Come a scoprire su un imbarcadero accenti di emigranti che suggeriscono porti e persone e molte cose che non si comprendono. Più belle, perché san di lontananza e di terra straniera.